parlano costruendo il secondo piano quando è finito la vicenda. Ma adesso abbiamo quasi completamente finito la costruzione del secondo piano e adesso cominciamo a illuminare un po' la zona. Per il momento le torce le metteremo a bordo muro, poi con calma le abbiamo sistemate in modo più artisticamente corretto. Io direi, visto che abbiamo un po' di legno, di incominciare a farci una cesta, così in modo da depositare un po' di materiale dentro adesso. E invece no, tu hai progetti differenti. Allora, questo è scritto nel secondo piano. Poi vuoi fare un terzo piano? Ah no, mi pareva. Presumo che questa diventerà la torre di osservazione. Sì, però anche su questa torre spero che tu metta una copertura, perché non vuoi certo che la inverno ci venga a fare visita senza chiedere il permesso di entrare, ti pare? Una un quarto, benissimo, mezza luna. Ci siamo accorti di una cosa molto singolare. Quando in questo gioco ci sta la luna nera, cioè praticamente la luna è completamente coperta e diventa nera, i zombie, gli scheletri tecnicamente impazziscono, cioè praticamente ti attaccano in ogni situazione. Quindi quelli sono i giorni peggiori in cui incominci a uscire fuori di casa. Questa porta, come vedete, è la porta che faceva parte della mia vecchia, della mia sede, cioè capite con una piccola modifica, ho preso l'immagine che raffigurava la porta, questa qui, e l'ho sostituita con la mia. Ho fatto un piccolo graffaggio, ma perché la porta piaceva molto a Paradossi, allora ho pensato che si poteva sostituire l'immagine originale e metterci questa. Scusa, i vetri gialli? Perché le fai gialle? Cioè, di solito... Sì, ho capito, sì, mi ero dimenticato. Purtroppo non abbiamo ancora preso, trovato il colorante che piace tanto a mio fratello. Cioè l'azzurro. Di solito per poter fare i vetri con l'azzurro o ci vuole... come si chiamano quei materiali, aspetta... lapislazzo, oppure ci vogliono le orchidee. Con l'orchidea si fa un vetro molto carino. Però visto che ho visto che abbiamo una palude proprio a poca distanza, se non mi sbaglio, nelle paludi ci sono le orchidee. Quindi non sarebbe una cattiva idea, ora che ho costruito la cesta, di andarci a fare un giro in palude e vedere che cosa riusciamo a fare. Ok, e con questo abbiamo finito anche l'ultima. Scusa, perché non ci metti un altro blocco di colore? Ecco fatto, abbiamo finito. Adesso facciamo altri pannelli. E voilà. Adesso abbiamo tutto il materiale che ci serve per finire di costruire anche il tetto di sopra. Una volta che abbiamo finito di costruire... Scusa, non devi metterli anche sui vetri? Ah, vabbè. Non avevo capito che volevi creare qua, usami quando mi vedo fare la torre di osservazione. Attenzione, che stiamo in un punto un po' critico per lavorare. Ecco. Come sprecare inutilmente i blocchi e i pannelli di vetro?
Appunto. Ok. Ricordati che il centro ci deve stare la diorite, se no come fai a metterci la scala? La scala non la puoi mettere su cammino indietro. Mi sa che ci dovremmo fare altre scalinate, altre scale. Non fare quello che pensa, non c'è bisogno di saltare. È un casino riuscire a trovare il punto giusto di piazzarlo. In questo momento puoi farmi vedere. Ti vorrei far capire che ti trovi sempre più in alto. E se adesso vuoi scendere per poter mettere le scalinate, penso che ti farà. Ho visto qualcosa, lo zoom che stava facendo scendere all'acqua. Oh cazzo! Già la situazione è così premia. Ecco, di finale. Appunto. Ah. No, tu mi devi sempre fretta, eh? No, che vuoi fare? Oh no! Pure credo! Mi sa bello che dovrei aver finito la fase, perché già sta incominciando il mio rosso. Ma se lo sai che vuoi fare? Ah, ecco. Stupido io che non ho capito. Ti vuoi creare delle stracci... Che ti servono adesso le stracciolate? Non per non riuscire già in vicino. Ah, già. Se questo è un terrazzo, c'è un balcone. È balconato. Quindi adesso vuoi farti anche una tettoia, immagino. Nei progetti in testa che purtroppo non posso sapere i piedi, cristo, non potevi scegliere un materiale differente, non è che devo prendere un cristo. Ah, questo è temporaneo allora, più avanti ti faranno un altro materiale. Ma c'è stato un fratello di nulla come il mio ingresso. Interessante, bene. Era ora che sbucasse un po' questo nervaio. Scusa, ma dentro al forno della caverna ci sta ancora quei 15 blocchi di ferro che stanno prendendo. Mamma mia, come i suoni sono amplificati, sembra quasi che ci stanno camminando in testa questi giorni. Meno male che serve sorgere il sole. Sta per sorgere il sole e noi ci abbiamo visto, non so come tempo a casa. Lo sai, penso che queste stracciolate le dovessimo utilizzare per fare un recinto per evitare che questi stracciolate si tengano a bussare la porta.
wystarczyła tym... jednym dniem. No, z tymi materiałami. Ty mało ty i co, fakty po prostu nie wiem, myślę, że może nie finalnie dziękuję sam. Quanto lo vogliamo fare là? Ah, non troppo esito. Ci stanno le zone che sono messe a fare il bagno in piazza. E ho sentito la famosa lettera sotto il mondo che ci sta per avvisare che qualcuno sta per venirci a rompere un problema. Ok. E abbiamo finito. Mi sa che abbiamo bisogno di altro regno. Questo uomo quando è comparso? Guarda che in questi piedi quel buco non c'era. Questo gioco praticamente ti crea molti all'improvviso. Non so che penso, che non sarebbe una cattiva idea, visto che stai raccogliendo sangue e terra, di tappare anche tu. Non è bello nuova. Una cosa è sicura, in questo punto, visto che arrivano molte galline, ci potremo fare una quantità infinita di frecce. Scusa, mi spieghi perché sta spianando adesso? Abbiamo bisogno di sacchi di legno. Che ci serve la terra? Finalmente hai fatto una cosa giusta. Ah, per questo che volevi la terra. Vuoi prolungare, vuoi rialzare un po' il terreno. Scusa, non avevo capito che volevi rialzare il terreno per farti. Cazzo, poteva subito prendere l'erba. Quando parlo deve essere una zona molto fertile questa. Quindi significa che anche le coltivazioni saranno molto profitte. Ma quando pare il seme del mondo che hai scelto offre molti buoni vantaggi. Ringrazio la Tonzi. Ok, ritengo che questa puntata, perché ve l'avevo detto già in passato, non saranno più meglio di 15 minuti, ma sono solo 15. Per cui, penso che tra pochi secondi anche questa puntata finirà. E finirà con noi che andiamo a fare legna e poterci costruire probabilmente nuovi steccati. Bene, se la puntata vi è piaciuta, il pollice in su. Supportate la serie e iscrivetevi se vi piace. Grazie. E basta.